Allora, io oggi ho rubato questo titolo dal pesce al filosofo, che fa parte della storia anche dell'evoluzionismo, e il messaggio che oggi cercherò di dare è quello che a partire da tanto tempo fa l'evoluzionismo, il darwinismo, la visione della vita che si diversifica, ha portato a una serie di, chiamiamole, mistificazioni nel mondo appunto della divulgazione. E quindi io cercherò di dimostrarvi, partendo da una struttura così affascinante, il cervello, l'organo del pensiero, che in realtà la storia della vita non segue mai delle strade diritte. Per andare avanti. Con la freccia in basso, ecco. Allora, innanzitutto due parole sul grande scienziato, neurobiologo comparato, esperto di anfibi, di pesci, di conigli, che è stato Aldo Fasolo, che ho avuto già il piacere di commemorare il 10 febbraio. Una figura importante nella storia del darwinismo italiano. Nell'aula dove lui insegnava c'era un grande ritratto di Filippo De Filippi, quello zoologo evoluzionista italiano che con la sua conferenza L'uomo e le simie diede il là all'entrata del pensiero darwiniano in Italia. Io continuo a non riuscire ad andare avanti. Fox, mi dà la Con la prossima. freccia in basso, della pagina in basso dovrebbe andare. E non va. Ecco, Ecco. questo è un altro piccolo ricordo della persona, del docente a cui è intitolata doverosamente una conferenza di questo tipo. E lui, che è stato per me un maestro anche e soprattutto di stile scientifico e anche accademico, è sempre con me, perché questo dizionario di biologia, che è una delle tante opere alle quali lui ha partecipato, ha organizzato, è qualcosa che io consulto sempre, e questo sapere enciclopedico, coniugato con una grande curiosità per le scienze naturale, la biologia evoluzionistica, insieme a questo libro Valdo Mazzi e Aldo Fasolo, che è un tomo pesantissimo che racconta proprio la storia naturale del cervello da un punto di vista neuroanatomico, che va molto vicino a quello che è il titolo della presente conferenza. Allora, se mi dà la prossima. Deve mandarle lei le diapositive. Io giuro che spingo la freccetta giù, però forse è ritardato. Allora, questo è uno scritto a carattere piuttosto divulgativo che con la mia collega Daniela Santucci abbiamo collaborato anche con il presidente Parisi nello studio delle danze invernali degli storni insieme a Daniela Santucci. Ci siamo battuti e devo dire che sono molto contento, anche se sono passati 15 anni, perché nonostante i nostri tanti interventi, un certo modo di vedere alla storia naturale del cervello da alla specie umana continua a essere in maniera imperterrita raccontato e a me tuttora insegnato. Allora, alcuni di questi pezzi di divulgazione semplici sono entrati proprio nella storia della cultura. Per esempio, questo film Mon oncle d'Amérique si basa in parte proprio su queste visioni che io andrò a cercare di contestare.
E questo è un film che ha avuto un certo successo in cui un ricercatore, un neurofarmacologo, insieme a un regista importante come Alain Resnais, racconta in una parodia nel quale il comportamento della specie umana viene continuamente confrontato con quello dei ratti di laboratorio. Un altro esempio di come appunto si può cercare di ridurre il comportamento umano a qualcosa di molto più semplice che può essere utile nel tentativo di spiegarlo, ma quando poi diventa troppo semplice, la spiegazione non è più valida. È molto lento. Questa è la più classica delle spiegazioni dell'evoluzione del cervello. È una spiegazione che qualcuno di noi critici chiama torta. C'è questa idea che il cervello umano si sia stratificato durante i lunghissimi tempi dell'evoluzione a partire da un nucleo di base rettiliano, da una parte del mammifero antico, del paleomammifero, e poi sia cresciuta, si trova scritto, esplosa una parte della corteccia, cosiddetta la parte nuova, dal neomammifero, che poi nella specie umana trova una sua più compiuta funzione. Addirittura a questi tre diversi livelli di stratificazione anatomica, topografica, vediamo che troviamo associati una serie crescente da un punto di vista di sofisticazione di funzioni. Il cervello rettiliano è quello che dovrebbe custodire le parti più cosiddette istintive del cervello, del comportamento Qui vedete una critica già nel 1981, un po' ancora moderata. Quindi la parte più basso dovrebbe avere proprio le risposte quasi elementari, la pulsione sessuale. Il maschio sente l'odore della femmina e questo scatena le sue voglie interne. L'aggressività, il maschio vede un altro maschio nel proprio territorio. Il secondo stadio, e questo sarebbe il rettile, l'animal machine di Cartesio, reagisce in maniera stereotipata automatica a questi bassi istinti. Il secondo stadio custoderebbe quella parte più passionale, le emozioni, le gioie, alcune parti di empatia, e poi, questo è venuto fuori negli anni, processi anche importanti di memorizzazione. Invece il terzo stadio, che viene definito in un libro di un neurologo di un certo livello, proprio in quegli anni, il cervello del bene e del male, avrebbe la corteccia pensante, addirittura in qualche modo sede di questo libero arbitrio che ci permette anche delle scelte legate a un'etica. Accanto, io non so, Fox, se non conviene che lei Forse è prenda il meglio, posto. un attimo però di pazienza. Scusatemi un attimo. Allora, da questo punto di vista, la battuta che viene qualche volta fatta, soprattutto in anni nei quali questa teoria dei tre cervelli era una teoria inconfutabile o poco contestata, è quella proprio che c'è qualcosa che ha a che fare con quelle che poi nella neurofisiologia, anche nell'etologia, si chiamano le funzioni superiori. Proprio in basso, più vicino al terreno, ci sono gli istinti. Più in alto, più ci si avvicina
al cielo, alla divinità, più lì si annidano le caratteristiche più classiche della specie umana. Ecco, se mi mette la prossima, perfetto. Allora, se voi andate a vedere tipicamente gli esempi che vengono presentati, vedete che c'è il pesce che ha queste zone del cervello limitate, magari c'è questo O, la parte olfattiva più sviluppata, poi c'è il rettile, e poi questo lo dico che magari il professor De Santis non se lo ricorda, dai rettili vengono da una parte, anche il professor Antonelli, i rettili si biforcano, da una parte dai sauropsidi vengono gli uccelli, da un'altra parte vengono i carnivori. Quindi abbiamo il mammifero carnivoro, che è un po' povero di corteccia, i proprietari di cani e gatti saranno turbati da questa scarsezza, e poi invece abbiamo il cervello espanso della specie umana. Adesso, se andiamo alla prossima diapositiva, che è la summa di come l'evoluzione viene male spiegata, nella ricerca di alcuni esempi, qui abbiamo un pesce, abbiamo la rana leopardo, quindi abbiamo l'anfibio, il rettile, il colombo, l'opossum, il cervello. Vedete come cresce la corteccia? Però, e poi abbiamo appunto la scimmia, eccetera. Ma c'è uno svarione filogenetico darwiniano terribile, perché l'uccello viene messo tra il rettile e il mammifero, mentre in realtà è una biforcazione. Quindi vediamo. La chiamerei ideologia o visione distorta, che alla ricerca di questa regola che cervello, in particolare corteccia di maggiori dimensioni, significa maggiore complessità e sofisticazione comportamentale, addirittura porta. Ora io faccio una piccola parentesi, mi perdonerà il professor medico Jacopo Merdolesi se non sbaglio. Ma da quando hanno tolto l'insegnamento di zoologia dalla medicina, dove invece aveva un ruolo importante l'evoluzionismo darwiniano, beh, spesso queste visioni per i clinici, ovviamente la zoologia, la medicina è stata sostituita da materie molto più specialistiche, molto più urgenti e importanti per la clinica, però se posso fare una battuta. Certamente nel momento in cui oggi ci confrontiamo con una pandemia e dobbiamo spiegare a tanti clinici illustri l'equilibrio Lotka-Volterra o Hardy-Weinberg tra virus e popolazione di ospiti, un pochettino più di visione darwiniana potrebbe, come dire, dare una prospettiva complementare importante. La prossima diapositiva. Allora, se noi andiamo a cercare per esempio il volume del cervello rispetto alla cosa molto rozza, la massa corporea, addirittura negli uccelli fossili trovano una linea di passaggio tra uccelli tra volume degli uccelli e volume dei rettili, nei primi uccelli. Andiamo avanti. Ecco, la prossima, grazie. Se parte. Ecco, però se noi andiamo a vedere bene, io devo dire che Aldo Fasolo, in un mitico convegno degli anni 90 a Poppi, che era una sede classica di alcune scuole NATO, insieme, già avevano fatto una forte contestazione di queste visioni così semplicistiche. Allora, voi vedete che, per esempio, la scimmia, magari poi si trova che sta un po' troppo vicino al cane. L'Homo sapiens sta in alto, però anche il rinoceronte ha un bel cervello. Se andiamo alla prossima, che la dottoressa Daniela Santucci, che ricordavo prima, ha tirato fuori, ha detto: guarda, mettici anche questa diapositiva. C'è scritto, viene da volgarissimo Wikipedia, ma c'è scritto dubbio ancora da discutere. Se voi andate a vedere così brutalmente le differenze, trovate al solito che magari lo scimpanzé, rispetto sempre al peso corporeo, che è una misura molto semplice, comunque tutte queste facili, queste fatici
molto lineari cambiamenti, in realtà trovano difficoltà a rientrare. Basta non scegliersi la specie la quale ci fa più comodo per raccontare questo albero della vita che parte dal pesce e arriva fino alla specie umana. La prossima. Ecco, allora io adesso vorrei raccontarvi prima di tutto la rivoluzione per il cervello degli uccelli e ho scelto il recettore che ha a che fare col nerve growth factor. Mi è stato detto che io in tutti i miei seminari nomino Rita Levi-Montalcini e che questa è una cosa che non devo fare. Allora io ho preso il recettore del nerve growth factor e l'amico di Rita Levi-Montalcini, un inglese che ha fondato un dipartimento molto importante all'Università di Stanford, per farvi vedere che nella mia generazione, via via che progredivano delle tecniche cosiddette di istochimica, neurochimica, il neurone da una massa più o meno amorfa di cellule con alcune caratteristiche morfologiche, cominciavano a uscire fuori delle caratteristiche individuali. Questo è un recettore. Il recettore può essere visto come un'orecchia o come che sente i segnali, come un fiore che fiorisce sulla parete sulla membrana cellulare. Adesso dico cose molto rozze. La prossima. E piano piano siamo andati avanti e a questo punto, grazie proprio a queste colorazioni, sono riusciti i neurochimici a raccontarci la singolarità morfologica e funzionale di queste cellule. E allora, se andiamo avanti, per esempio, e se guardiamo la grande diversità del mondo degli uccelli, aironi, ubube, averle, le vediamo sempre meno in giro, almeno per il Lazio, anche gli uccelli che sono molto diversificati tra loro, se andiamo avanti, questi studiosi di morfologia del cervello degli uccelli, proprio grazie al fatto che più si conoscevano le singole proprietà dei neuroni, dei nuclei di neuroni organizzati delle aure e delle aree del cervello, e più una visione ideologica che aveva dato nomi topografici diversi a zone del cervello del mammifero e del cervello dell'uccello. A prossima diapositiva, questa visione, ecco, vedete con tutte le differenze, questo è un uccello da canto, quindi ha una particolare zona per il canto, andiamo avanti. Ecco, si è visto, se vediamo in alto, vediamo la visione classica del cervello e questa, grazie proprio a queste caratteristiche delle zone, la grande novità del fatto che magari alcune zone erano molto più simili di quello che si pensava e che quindi l'idea di dare dei nomi diversi a zone diverse tra mammiferi e uccelli, andiamo avanti anche all'altra, era una visione che non tornava bene con quella che era la realtà. Se andiamo avanti, quindi a un certo momento hanno dovuto cambiare il nome delle zone del cervello degli uccelli, hanno dovuto trovare una molto maggiore somiglianza con quello che era il cervello dei mammiferi. Ho detto che sono molto diversi gli uccelli fra di loro e sono diverse ovviamente anche le loro dimensioni. Allora, Louis Lefebvre, che è stato uno studioso di comportamento di uccelli, soprattutto di tecniche molto complicate di come gli uccelli, soprattutto i corvidi, riescono, non so, aprire le noci dure usando le chiusure automatiche delle porte degli ascensori, forse avete visto qualche filmato, a lanciare i semi duri alle fermate degli autobus, alle fermate dei semafori in maniera tale che le macchine che passavano, quindi era molto legato addirittura alle tradizioni culturali locali, alla ricerca di qualcosa che spiegasse perché ci fosse una differenza di volume tra alcune specie di uccelli ed altre, ha notato che in realtà, a guardare bene dentro la classe degli uccelli,
quelle che avevano grandi cervelli più grandi erano specie che non migravano. E allora in maniera, in vari tentativi di spiegazione, si pensa appunto che quando ti trovi davanti a delle maggiori difficoltà di inventare strategie e anche gestire la parte metabolica di tipo del bilancio termico, e quindi una caratteristica tipo sono una specie migratrice o sono una specie sedentaria spiegava molto meglio di quella visione dal pesce al filosofo con queste parti che si espandevano. Se andiamo avanti, andiamo, noi, adesso viene ricordato che un quarto, una volta dicevano un terzo delle specie di mammiferi volano. I pipistrelli sono esseri concentrati nelle zone tropicali e sono esseri notturni. E quindi incontrano poco, la loro grande varietà anche qui a Roma sopra l'Accademia dei Lincei abbiamo delle massicce migrazioni di pipistrelli, ma ce ne accorgiamo poco anche perché questi animali si nascondono quando durante la giornata. Adesso col Recovery Fund, scusatemi la battuta, e il Green Deal, c'è una grande speranza della riforestazione urbana e che quindi alberi marcescenti e cortecce particolari riattireranno tutti questi pipistrelli nelle, la prossima, nelle zone anche romane. Ecco, qui abbiamo un pipistrello orecchione. Queste grandi orecchie e queste narici così mobili e cartilaginee sono la caratteristica per cui questi uccelli insettivori, questi mammiferi insettivori, riescono, usando l'ecolocazione, il loro sonar e dirigendo i loro suoni emessi, sorte spesso uno schiocco della lingua, e poi li captano con queste orecchie che sono anche molto mobili, oltre che molto grandi. Andiamo avanti. Ebbene, il cervello del pipistrello, ecco qui vedete l'ecolocazione, molto complicata, addirittura ci sono delle farfalle anche dalle parti nostre, che hanno un timpano che automaticamente, quando un pipistrello le mette nel suo sonar, la farfalla si lascia cadere e in alcune specie sembra una foglia che cade, perché sono terribili sterminatori di farfalle e viva Dio anche di zanzare, prossima diapositiva. E allora il cervello del pipistrello è un cervello particolare, perché questo accessorio del sonar e tutta questa parte, oltre al problema non indifferente di volare, e quindi è uno sforzo metabolico molto notevole, perché camminare poggiandosi sul terreno ha tutt'altro consumo energetico, e quindi già il pipistrello noi non lo troviamo mai tra gli esempi di quella sorta di scala nature all'interno della quale ci vogliono raccontare che da pesce alla specie umana il cervello cresce di dimensioni. Se andiamo avanti, ecco un altro mammifero atipico, il delfino. Per raccontarlo in maniera che il professor Capanna, spero non mi ascolti, ma per raccontarla anche ai filosofi, ai linguisti, diciamo che un giorno il mare e gli oceani erano pieni di calamari e una specie di canide, una iena, se n'è accorto, si è lanciata in acqua e piano e ha voluto le pinne, la capacità di sommozzare, e quindi si è trasformata in un essere capace di nuotare con notevole capacità motoria. Se andiamo avanti, ecco il pipistrello, addirittura Daniela Santucci, abbiamo scelto una diapositiva in cui si vede che vola, perché è capace veramente di un metabolismo molto, molto complicato. E andiamo avanti. E il cervello del delfino, tra l'altro, ha anche l'ecolocazione, quindi è un cervello molto complicato, perché deve gestire i movimenti nelle tre dimensioni come i mammiferi volatori, perché si muove. Ha il problema di sommozzare e quindi di saper gestire un bilancio energetico particolare,
e poi anche le collocazioni. Quindi se andiamo avanti, vediamo questo cervello com'è in realtà complesso e sofisticato. Se andiamo nella prossima diapositiva, eccolo, ecco la diapositiva che io trovo più provocatoria di tutte. Ma come? Questo è l'Homo sapiens e quello sotto è il delfino. E tutta quella storia sulla corteccia che si espande. Allora, la favoletta evoluzionistica che vi propongo, con i suoi limiti, è che se tu sei un essere quadrupede terrestre, che ti riadatti alla vita subacquea e in qualche modo incorpori tutta una serie di funzioni, come fossi un modello molto accessoriato di automobile, alla fine poi ovviamente tutti questi accessori si infilano in un volume del cervello e anche in una forma che è molto più complicata. In realtà noi sappiamo che contribuiscono altri fattori importanti, per esempio la presenza di una forte quantità di cellule gliali, qualcuno mormora proprio per i problemi legati al rimanere sott'acqua a lungo, eccetera. Però comunque l'esempio del delfino nella spiegazione classica lineare della scala nature non lo troverete mai perché non potrebbe tornare questo algoritmo così riduzionista. Se andiamo avanti, ecco, dal 1509 noi troviamo in realtà un punto di vista che assomiglia moltissimo alla teoria dei tre cervelli del professor MacLean. Perché in questi regni della natura e nella possibilità dell'uomo vediamo veramente una scala nature che parte dal livello più basso, essere immaginato come una pietra, il minerale, e abbiamo un uomo posseduto dall'accidia. Se saliamo al secondo gradino, il vivit, troviamo un uomo vegetale, che è dominato dalla gola. Se saliamo ancora di più, arriviamo a un cervello che sente, un animale sensibile, cioè il cavallo, un po' di cervello paleomammifero, e poi vediamo che c'è la lussuria, altra passione sfrenata. Mentre quando finalmente entriamo nell'Accademia del 1512-19, e troviamo nella virtus, lo studiosus, qui troviamo l'ultimo livello, quello di intelligit, e vediamo l'uomo razionale. E allora qualcosa sul quale scherzosamente vi invito a riflettere, eccoli i quattro livelli del cervello che ci sono stati proposti. Forse chi li ha descritti andava alla ricerca di qualcosa che già era in una visione ideologica di partenza. Se andiamo avanti, termino 33 minuti, ne ho ancora un paio, con una bella foto di Aldo Fasolo e questo suo pensiero che sintetizza un modo di essere. Fatemi dire, a chiusura di questa prospettiva un po' irriverente della storia del cervello umano, specie alla quale orgogliosamente peraltro appartengo, che Aldo è stato anche in accademia un faro, è stato qualcuno che ha indirizzato le nostre generazioni, è stato un ricercatore molto originale, e cosa che penso dispiacerà a qualcuno, ma è storia costituzionale, ci ha fatto assaporare negli anni 70 cosa significa anche un'organizzazione sindacale per i giovani di quei tempi. Andiamo all'ultimissima diapositiva. Non posso non terminare con una bibliografia, è una cosa da anziani. Allora, vi posso raccontare che queste visioni così nuove sull'interpretazione dell'ortodossia darwiniana che non si tocca, perché mai dire che qualcuno ha smentito Darwin, tantomeno il paleontologo
e storico della scienza Stephen Jay Gould, che fece una bellissima conferenza in Accademia, introdotto dal presidente Montalenti. In prima fila c'era il professor Daniel Bovet, il cui laboratorio ho avuto l'onore di ereditare tanti anni fa. E allora quest'idea della vita, questo è un libro che abbiamo introdotto con Elisabetta Visalberghi, queste visioni cosiddette a cespuglio e soprattutto non gradualiste del meccanismo di selezione naturale, che avverrebbe a salti e non gradualmente, hanno fatto una grandissima difficoltà a entrare in un paese così splendidamente, forse legato alle visioni del Cinquecento più che a quelle del 77, perché per riuscire a far tradurre questo libro, che era uscito nel 77, è stata una grande battaglia. È stato un propositore culturale come Michelangelo Notarianni che è riuscito a tradurlo finalmente nel 90. Poi, meritoriamente, nel 2015 è stato anche riedito. E allora il pensiero di Gould era che l'evoluzione non l'abbiamo mai pensare come un albero, quelle vignette in cui in cima c'è l'uomo, sul ramo sotto c'è la scimmia, sul ramo sotto c'è un opossum, eccetera. Perché la caratteristica della vita, è rappresentata dal procedere dell'evoluzione come un cespuglio. Un cespuglio non ha un centro, non ha una semplice strada centrale su cui corre, come alcune proposizioni dell'aumento della dimensione del cervello, in particolare della corteccia. L'unica cosa che lega tutti questi pezzi del cespuglio è una comune radice. Bene, io sono stato abbastanza nei tempi e spero di essere stato anche convincente. Grazie. Volevo ringraziare il nostro Enrico Alleva per questa bellissima conferenza, e che è molto stimolante da tantissimi punti di vista, e mi domandavo se certamente chi dei nostri soci, di coloro che stanno qui a sentirci, vogliono fare commenti, osservazioni, affermazioni, dichiarazioni o così via. Quindi non so se qualcuno, chi è che vuole parlare, può o dirlo o alzare la mano con via Zoom, come preferisce. Posso intervenire, Sì, Pastore? Manlio, Manlio, vai avanti. Ecco, io sono un rappresentante delle scienze morali, indegnamente, e sono un po' come un asino in mezzo ai suoni in occasioni come queste dove ho tutto da imparare. Avevo una curiosità. Molti anni fa l'accesso che poteva avere un letterato a questo tipo di problemi era quel libro di Sagan, Carl Sagan, I draghi dell'Eden, che io lessi con grande interesse e ne fui, devo dire, conquistato. Oggi penso che una parte di quegli entusiasmi fosse mal riposta. Posso conoscere l'opinione di uno scienziato su quel libro e su quel tema che si rifaceva appunto al cervello che conserva anche un'eredità rettiliare nell'uomo. Enrico? Ringrazio di questa domanda, perché certamente esiste una storia naturale delle strutture cerebrali, ma per quella che è la visione di noi evoluzionisti, molto spesso il cervello coopta delle funzioni, quindi anche a una somiglianza rettiliana di alcune strutture, non necessariamente corrispondono queste funzioni. E quindi, per esempio, MacLean prendeva dei criceti, gli toglieva la corteccia e vedeva un po' se si eccitavano a vedere una femmina in estro. Insomma, adesso, oggi, una cosa del genere, ci sono dei tali danni per cui vedeva che non apprendevano alcuni tipi di testo. Allora, l'idea che ci sia un
pezzo del comportamento umano, ma anche di un mammifero di un certo livello. Io parlo del cane perché sicuramente interessa e ha, molti di voi hanno a che fare, o il gatto. Ma in realtà il cervello è una funzione che si è integrata, e quindi la ricerca di un pezzo che possa avere a che fare, cioè c'è sempre qualcosa di profondamente cognitivo in molti di quelli che sono i comportamenti umani, c'è una certa esperienza. La battuta che viene fatta, perché fa parte della storia giuridica, è per esempio che c'è il tentativo ogni tanto di dire, adesso esagero un po', ma la primavera è la stagione degli amori, si allungano le giornate, la ragazza aveva la minigonna, il cervello rettiliano di un signore gli è partito, non inibito, e gli ha messo una mano addosso. E allora questo punto di vista riduzionista, in cui esistono degli strati, è sempre pericoloso, perché per quell'ideologia dell'inizio del 1500 poi si arriva al punto di dire vabbè, allora siamo un mosaico, mentre tutto quello che posso aver testimoniato in decenni di lavoro è che esistono piuttosto un'idea di colonna che prende un pezzo da sopra e poi sale e poi si inerpica. Poi oggi abbiamo visto che tante strutture in realtà risentono, sono profondamente plastiche, quindi tutto quello che è automatico è assolutamente di risposta. Certo, è una teoria molto accattivante questa, il fantasma della macchina di Koestler, la ricerca del capo assoluto, del Führer, venduta come il comportamento di alcune di quei grossi rettili delle isole dove Darwin è approvato, dove veramente c'è un capo carismatico con un colore della gola sfavillante. Allora dice, ma anche il cervello umano è alla ricerca del capo carismatico per poter obbedire, perché il rettile sociale è alla ricerca di un'obbedienza. E queste sono cose che non solo non trovano molto riscontro neuroanatomico o neurofunzionale, io poi mi occupo del fenotipo del comportamento, ma soprattutto sono molto scivolose sul piano poi dell'interpretazione più ideologica del comportamento, in particolare di quello umano. Grazie. Paola Bonfante? Grazie. Grazie Enrico. Sì. Mi senti? Sì, grazie Enrico per la bellissima conferenza e grazie anche per i ricordi che insomma mi hanno molto commosso. Senti, io vorrei fare una domanda invece forse più di tipo riduzionistico, tipo molecolare, anche se tu ovviamente hai fatto un discorso più a livello ovviamente di fenotipo, come dicevi adesso, ma in realtà proprio da un punto di vista dei dati della filogenomica, non è possibile cercare un forte supporto a quello che tu hai detto, vale dire che l'idea di questa stratificazione dal cervello rettiliano andare fino alla corteccia ovviamente non è la strada corretta, e quindi mi chiedo, ma tutti i sequenziamenti dei genomi, ad esempio degli uccelli, non hanno fatto già vedere, se hanno fatto vedere questa strada, diciamo, cespuglio? Grazie. Io non ho proprio le competenze. Da vero ignorante, qui abbiamo fior di genetisti, non so quanto oggi la corrispondenza uno a uno fenotipo, gene, io sono rimasto ai libri di Richard Wontin, che erano molto sulla drosofila, che certamente non ha la sofisticazione moscerino, indittero del comportamento umano, e quindi può darsi che possano esserci. Però devo dire che quando acquistammo alla biblioteca dell'Istituto della Sanità alcuni dei primi libri molto rozzi inizio, nemmeno la bioinformatica, e mi ricordo che tra chi ha passato una vita nei musei con gli animali impagliati, cosa che non si fa più perché oggi si fotografano, si fanno i diorami, non si spara più, tanto più se l'animale è raro,
E chi invece usciva con i primi dati genetici, c'erano degli sguardi non esattamente d'intesa. Io credo che queste componenti dall'Inneo in poi, che cerca, anzi da, almeno da Aristotele, che cercano di incasellare i vari gruppi, sono certamente importanti. Poi mi immagino, ma sono completamente ignorante, che se andiamo a cercare i geni troviamo talmente tanti effetti di interazione, eccetera, che il mio discorso diventa banale. Però io non sono in grado e non ho l'autorevolezza per dirlo. Lo puoi dire tu. Certo, no. Grazie ancora. Grazie. Altri interventi? Una cosa che avevo già accennato a ad Enrico è che a volte sull'evoluzione del cervello ci sono, specialmente il cervello umano, c'è qualcuno che fa il gioco di se è nata prima l'uovo o la gallina, in qualche modo se è nato prima il cervello o poi è nato l'intelligenza, cioè se si è avuto, non il cervello ovviamente, l'espansione della neocorteccia. Infatti c'era qualcuno che aveva sostenuto nel passato che una delle forze che avevano spinto per l'ingrandimento del cervello nell'uomo era la funzione della testa come organo di raffreddamento umano e che quindi l'evoluzione del cervello era stato anche spinto da avere una testa che permettesse all'uomo di raffreddarsi velocemente. La cosa che sembra adesso ridicola, ma una delle caratteristiche che ha dominato l'evoluzione umana è stata la capacità di poter fare dei tratti di corsa estremamente veloci, e questi tratti di corsa estremamente veloci prevedono una enorme quantità di calore che deve essere dissipata, e cosa che quindi gli ha portato, se volete, alla perdita dei peli, quindi la scimmia nuda, e che quindi qualcuno sosteneva che ci potesse stato anche un'influenza sull'aumento del cervello come organo non di pensiero ma di raffreddamento. Sì, conosco. Questo è un punto importante, quello dei fattori metabolici nella forma e nella morfologia, soprattutto dei sistemi nervosi. La scimmia nuda, questo essere che nella savana ha bisogno di questa caratteristica, anche bipede, a parte il libro molto contestato nel mondo dell'etologia, anche britannica stessa, di Desmond Morris, era sicuramente qualcosa di interessante. Lo stesso Gould, ma non solo lui, hanno sempre sottolineato alcuni studi che avevano a che fare con quella che noi chiamiamo in evoluzionismo l'eterocronia, cioè il fatto che alcune strutture si possono sviluppare durante la vita di un essere prima di altre. In particolare ci potrebbe essere stata una scimmia che è riuscita a riprodursi quando era ancora molto giovane, cioè lo sviluppo, la maturazione del sistema di riproduzione è stata molto rapida e quindi ci troviamo di fronte a una specie di bambinone giocoso e con la testa grande che prende queste caratteristiche di plasticità comportamentale, anche caratteristiche sociali, eccetera, e quindi questa idea della scimmia bambina, anche per alcune prove più o meno solide sulla forma della testa, per esempio dello scimpanzé da piccolo, e altre caratteristiche comportamentali, anche quello è un punto di vista. Finisco dicendo che una figura che io ho conosciuto, che era François Jacob, che ha fatto tante cose, ha sempre sottolineato quest'idea che l'evoluzione fosse un bricolage di pezzi morfologicamente riutilizzati per funzioni completamente diverse da quelle che magari avevano in uno stadio evolutivo precedente,
e quindi che poi l'evoluzione, piuttosto che appunto reinventare, riutilizza quello che già ha. Quindi l'idea che tu, avendoci poi problemi a raffreddarti, c'hai anche un bello spazio mnemonico, probabilmente può anche essere così scherzosamente vista. Però certamente ci sono troppe semplificazioni su quello che è il processo evolutivo, al di fuori degli evoluzionisti, che invece sono molto più spesso parsimoniosi e si concentrano su dati più solidi. E poi, lo ripeto, non solo l'evoluzione della specie umana, ma l'evoluzione del cervello umano è proprio il distillato di tutto quello che porta certe curiosità a convergere verso spiegazioni, perché la curiosità generale è molto forte. Va bene, ci sono altri commenti, osservazioni? Ho una domanda. Sì. Quest'ipotesi che il cervello si sia ingrandito per raffreddamento è un'ipotesi falsificabile? In altre parole, rispetto al numero di ipotesi che possono essere molto fantasiose, come si fa a distinguere o a capire? Beh, è una domanda naive, ma insomma è anche facilissimo. Si prende un'altra terra, no. Un grosso asteroide, si prendono milioni di specie di dinosauri, si lancia l'asteroide e poi il professore fisico si convince che l'evoluzione... era una domanda provocatoria, ma serve un po' a capire a un certo punto, se no uno può sparare qualunque cosa, dice tanto non ci sarà mai un milione, un miliardo di terre su cui fare la prova. Il provocatore provocato. Provocatoria, ma insomma anche per... Perché a un certo punto ci sono delle teorie che sono state abbandonate. Allora, voglio dire, salvo poi ritornare. Quindi ci sono delle verifiche che possono essere fatte, almeno... Sono fatte. Il povero Darwin, con tutte le sue prove convergenti, tra la selezione dei colombi da parte degli allevatori, i fossili... anche quello, il modo con il quale le varie specie si diversificano, credo che abbia convinto abbastanza tecnici, però ovviamente in una visione strettamente sperimentale di una teoria le prove convergenti, molte per esempio, vengono da un approccio cosiddetto comparativo, in cui tu, proprio leggendo le differenze tra le varie specie e riuscendo anche a dare una storia di durata di alcuni cambiamenti grazie alla biologia, alla genetica molecolare, eccetera, puoi fare delle ipotesi. Certamente l'esperimento che tu proponi potrebbe essere fatto, perché tu prendi un certo numero di persone e scegli quelli con la testa grazie, no, fai correre nella sala, ci sono, no, tanti animali, ci sono tanti animali che corrono veloce e hanno i peli e il cervello non è tanto grande, voglio dire, ci deve essere cioè non è che tutti gli animali che corrono veloci hanno perso i peli e hanno un cervello grande, quindi certo. No, ma probabilmente, fatemi dire due cose. Una, certi animali sono animali tipo i puma, i ghepardi e così via, che hanno una anatomia tale per cui è facile correre in qualche modo. E gli uomini probabilmente hanno un'anatomia difficile. Poi per quanto riguarda il problema più interessante, quello della prova, è chiaro che in qualche modo intanto la biologia è una scienza storica. E in qualche modo le prove molto spesso sono anche delle prove indiziarie, non sono prove nel senso di prove strette. Io era provocatorio, lo capisco. Sì, sì, ma il punto per cui l'idea dell'organo di raffreddamento
È interessante, Enrico mi può correggere, che le ali degli uccelli invece molto probabilmente o degli insetti sono evoluti probabilmente da delle organi di affreddamento primordiali, almeno quello che per gli insetti sia forse ci sia una maggiore evidenza, e su questo ci sono credo tutta una serie di prove, di argomenti convergenti in questa direzione. Dunque, tornando alla provocazione di un amico sincero e complice come Guido Martinelli, beh, per esempio, imboccare anche per caso una via di bipedalismo rispetto al quadrupede certamente ti porta a una strada che è sostanzialmente diversa. Poi c'è anche il fatto di arrampicarsi sugli alberi, ma insomma uno può raccontare quelle che Gould e Lewontin chiamano le adaptive stories, le storielle adattative, per cui chiunque abbia un po' di fantasia trova una spiegazione. Certamente il problema di mantenere la temperatura è un problema molto grande. Paradossalmente anche gli animali a sangue freddo come gli insetti, basta pensare a cosa fanno le ali e le api per riscaldare o raffreddare. E poi per far contento Guido, c'è un grande enigma nella storia degli insetti, ci sono delle enormi libellule alte quanto te che non potevano volare. E hanno le ali e sono come le libellule normali, e probabilmente, chissà, perché la storia della vita sulla Terra recita che se tu lasci un numero adeguato di figli, comunque sopravvivi. Quindi se riesci a mangiare, a riprodurti e hai le ali e non voli, comunque tu nel grande cespuglio dell'evoluzione hai un tuo spazio. E quindi non sempre. Poi c'è una teoria che è divertente, in cui le ali degli uccelli nascono per la cattura degli insetti, come delle grandi racchette, e poi c'è una mutazione che le gira indietro. E poi devo ricordare che il professor Montalenti, glorioso darwinista e glorioso presidente di questa accademia, parlava sempre di un evoluzionista che aveva riconciliato visioni un po' ortodosse religiose con l'idea che l'uomo fosse stato creato e poi per degradazione fossero venuti dalla specie umana tutti gli animali. Quindi quella scala natura si è fatta all'indietro, e quindi, caro Guido, ti devo dare ragione, perché quella fantasia dello studioso, poi c'è il problema di quanto venga preso sul serio. Però insomma sono vari punti di vista. Comunque non mi metterò a citare Popper, perché sul problema del darwinismo tanti si sono... ma diciamo il darwinismo, insomma, la questione moderna del darwinismo, poi comunque ci sono tutta una serie di verifiche, sempre storiche ovviamente, ma insomma di... E quindi certe ipotesi sono rafforzate, altre sono state abbandonate, eccetera. Ma è chiaro che poi, diciamo, ci possono essere più spiegazioni concorrenti, e in qualche maniera uno dovrebbe anche cercare di selezionare quelle più affidabili, diciamo. Capisco che non si può fare un esperimento come un laboratorio di fisica, questo mi è evidente, la mia era una provocazione. Però almeno, diciamo, che tipo di... cioè, Darwin aveva anche molte idee, molte fantasie su cosa andare a guardare per decidere cosa fosse giusto e cosa fosse sbagliato. Se c'è una persona, uno studioso, che ha molto esitato nel tirare fuori le proprie idee, è stato per anni e anni le verifiche di quello che diceva. Quindi anche questa ipotesi che il cervello serve a raffreddare il corpo, diciamo, potrebbe essere suffragato appunto prendendo vari esempi, dicendo qui così, qui così, poi insomma. Certo. Capisco che non siamo uguali. No, devo dire che la mancanza di pelo e la corsa e la sudorazione, cioè se voi guardate un pollo, il pollo c'ha solamente il boccone del prete, c'ha poca roba, apre la bocca e si affanna, ma lo stesso cane, noi siamo capaci di una sudorazione magnifica,
veramente eccezionale. Basta frequentare gli studenti d'estate per accorgersi. Comunque io mi ricordo sempre che quando entrai alla scuola normale dopo la laurea con Montalenti, il socio radicato di Brozzolo mi disse qualcosa tipo: beh, certo, questa teoria evolutiva, poi non si riesce con i calcolatori a amare, io non so se credo. Io gli ricordo che ero molto arrogante, come tuttora, e gli dissi: professore, facciamo due passi al giardino Scotto, discutiamo della forma delle varie specie delle foglie delle varie specie di piante e provo a convincerla se vuole. Quindi è una vecchia storia. Però, caro Guido, da Mario Ageno, per parlare di un ex collega dell'istituto, laureato in fisica, e poi devo dire che non è che i fisici siano così poco interessati a scienze complesse come la biologia. Assolutamente. Dico sempre che se rinascessi oggi vorrei fare questo, quindi figurati. Va bene, stiamo cadendo. Va bene, allora, signori, ci sono altre domande, commenti o affermazioni? Se no, se non ci sono, ringraziamo di nuovo il nostro oratore.